2016 al Salone Internazionale del Libro di Torino, il testo curato dallo psichiatra napoletano Vincenzo Montella, seminario di autocoscienza estetica, edito da Albatros, racconto di 2 anni di attività sull'arte e la sua fruizione. Un saluto dalla casa editrice Albatros a tutti, siamo qui a Torino per presentare tantissime opere del nostro gruppo editoriale, tra le tante opere, seminario di autoconoscenza estetica di tanti autori che hanno collaborato all'opera curata da Vincenzo Montella, un ulteriore piccolo passo per quest'opera verso i grandi traguardi che merita. Ciao a tutti. La scelta e la cura, direi che... La scelta e la cura è il secondo anno di seminario che abbiamo fatto. Che sembra un bel titolo. E poi alla fine c'è un DVD in realtà con tutte le riprese. Ma sono delle immagini, delle foto bellissime. Ma una cosa, io la conosco, Vincenzo, scusami, prima di iniziare a parlare del libro, tu che sei, dato che si parla, il libro è Seminario di Autocoscienza Estetica, si parla anche del bello, tienilo anche tu in mano così che foto e video ci siamo. Qua di estetica se ne può parlare, no? Che ne pensi? Mi fai la firma? Sì. Diciamo che il seminario si occupa di un'estetica per seconda intenzione, cioè nel senso che tutti noi possiamo confrontarci con un paesaggio oppure un'opera d'arte come quelle che vediamo raffigurate qua e ci viene da dire che è bello, e questo diciamo è un'esperienza estetica in effetti. Però se uno diciamo, poi è poeta o artista o fotografo eccetera, questa cosa la racconta nella sua maniera, cioè con una poesia, con un'opera d'arte, fa un romanzo, un video, quello che è, e noi diciamo poi questo manufatto, quest'opera d'arte, la leggiamo come un evento estetico anche qui. E questo diciamo è come se fosse l'estetica dell'arte, però, non l'estetica che noi viviamo primariamente facendoci una passeggiata o un'altra cosa. Da che cosa nasce l'esigenza di questo seminario? Che è un seminario vero, c'è cioè c'è stato il seminario, c'è un DVD che lo rappresenta praticamente per come si è svolto. Nasce dall'esigenza del fatto che nell'arte, quella che intendiamo tutti come arte figurativa, l'arte diciamo del mercato e tutto il resto, l'arte contemporanea a un certo punto ha avuto bisogno di un'interpretazione, più che di un'interpretazione, di una contestualizzazione dell'opera perché potesse essere compresa, potesse essere distinta completamente. Questo lavoro che fanno i critici, i curatori e tutto il resto ha finito con l'allontanare le persone poi dal piacere estetico. E questo seminario serviva appunto a fare in modo che la gente ritrovasse dentro di sé la propria capacità di lettura delle opere. Questo si è fatto e può sembrare un fatto molto intimistico, cioè uno legge le opere così come le vede, le guarda e vabbè, per conto suo ne trae un'esperienza. Invece dal seminario abbiamo scoperto che praticamente uno può guardare un quadro e vedere cose che gli altri non vedono, oppure può non vedere cose che gli altri vedono, cioè sono state delle esperienze impressionanti e che nel confronto tra le persone in effetti si riusciva effettivamente a vivere poi l'esperienza stessa. E quindi diciamo questa esperienza è un fatto relazionale, di rapporto con gli altri, per cui
Io devo dire grazie, io